Venite in disparte in un luogo deserto e riposatevi un po'. Forse basterebbe questa parola del Vangelo per sentirci autorizzati a continuare a desiderare quello che stiamo desiderando molto in questi giorni. Un posto al riparo da tutte le sofferenze e le stanchezze anche che abbiamo accumulato probabilmente in questi mesi, nella nostra vita di lavoro, nelle nostre relazioni. È bello che il Vangelo ci ricordi che il cuore del Signore è attento a questa necessità che abbiamo, di ritrovare riposo e ristoro. Però, come sempre, quando Dio ci parla, da una parte sembra confermare quello che già noi desideriamo, dall'altra ci aiuta a ricomprendere i nostri desideri alla luce del disegno di Dio. E allora cerchiamo di capire in che modo il Vangelo questa domenica ci parla del riposo e ci autorizza a cercarlo come una cosa necessaria. Avevamo lasciato domenica scorsa i discepoli inviati in missione a due e dicevamo che in quel quadretto missionario in realtà sono raccontate tutte le nostre vite, perché che lo sappiamo o no, che abbiamo qualcuno accanto oppure no, tutti noi siamo mandati a due. Questo è il senso della vita. Scoprire come dalla nascita alla morte la nostra vita si compie nell'amore. Tutti noi stiamo vivendo questo. Anche quando siamo tra una zanzara e un clacson nella città e non ci rendiamo conto che in realtà la nostra vita è mandata da Dio verso l'altro. Sempre siamo in missione. Allora questo Vangelo ci aiuta a fare un po' il punto, perché i discepoli dopo un po' tornano da Gesù e gli raccontano tutto quello che hanno vissuto. Si dice, si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Questo è un primo grande bisogno che noi abbiamo, riferire a Gesù quello che abbiamo fatto e quello che abbiamo detto. Riferire significa comunicare, ma significa anche rapportare a Gesù. Riferire a Gesù. Una cosa che sembrava il capo ufficio che mi ha fatto una piazzata e mi ha lasciato male per tutto il pomeriggio. Lo riferisco a Gesù. Cioè provo a chiedermi cosa c'entra questa cosa che mi è successa e mi ha fatto rimanere male col mio rapporto col Padre, con la mia fede in Gesù. Qual è il legame? Questo bisogno è quello della preghiera. Noi quando preghiamo non diciamo soltanto delle cose a Dio che tanto le sa già, ma proviamo a riferirle a Lui. Gli chiediamo, ma va bene questa cosa che sto vivendo? Qual è il significato di questa cosa che mi fa male o che non capisco? La preghiera è scrutare nel buio, nel silenzio, il volto di Dio, cercando di comprendere cosa ne pensiamo noi e Lui di quello che ci sta succedendo. Provate a pensare, quando facciamo questa cosa tra noi esseri umani, noi ci accorgiamo cosa pensa l'altro, no, di quello che gli stiamo raccontando, se è contento o se non è contento. Basta una piccola smorfia e ci rendiamo conto che magari l'altro disapprova quello che gli stiamo dicendo, o no. Ecco, con Dio è un po' più difficile perché non vediamo immediatamente le sue smorfie, i suoi colpi di tosse, i suoi sguardi. Ma la vita spirituale è proprio questo. Guardando la croce, leggendo la parola di Dio, imparare a riferire le cose che viviamo al Vangelo e continuare a discernere, a capire se siamo sulla strada giusta o no, se quello che facciamo è la sua volontà o è la nostra. Questo è un lavoro incessante che dobbiamo fare tutta la vita ed è il primo atto di vero riposo. Noi stanchi lo siamo quando non riferiamo le cose a Gesù. E dopo un po' diventiamo come dei Superman che si caricano sulle spalle la salvezza di tutto il mondo. E Dio non ci ha mai chiesto di fare nulla del genere. Ci ha chiesto di condividere con Lui ogni passo della nostra vita. E così il carico diventa leggero. Infatti è curioso che Gesù li ascolta, non dice niente, e come risposta non dà premi, non fa classifiche, dice venite. Andiamo a riposarci un po', che mi sa che siete un po' troppo agitati.
mi sa che siete un po' troppo sul pezzo. Siete un po' troppo dentro le cose che state facendo. Perché questo è quello che ci accade quando Dio ci manda in missione, ci affida una moglie, un marito, dei figli, un lavoro, degli amici, dei fratelli, che noi dopo un po' ci dimentichiamo che tutte queste cose ce le ha affidate Lui. Siamo amministratori delegati, non siamo proprietari di niente e di nessuno. Allora è importante staccarci dalle cose che abbiamo tra le mani per ricordarci anzitutto questo, che il primo riposo è ritrovare questo equilibrio anche mentale. La vita non ce la siamo data noi, non dobbiamo darla nemmeno agli altri. Possiamo essere occasione perché la vita aumenti per noi e per gli altri, ma senza entrare in ansia, in angoscia, altrimenti vuol dire che stiamo guidando noi la macchina. E fortunatamente il viaggio della nostra vita non l'abbiamo deciso noi e non lo dobbiamo portare a termine noi. Siamo pecore, come ci ricorderà dopo il Vangelo, e dobbiamo camminare dietro a un pastore. Non siamo noi il pastore. La stanchezza deriva dal dimenticarci questa fondamentale asimmetria e pensare che siamo noi i pastori di chissà cosa e di chissà chi. Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Questa volta è la nostra stanchezza, non abbiamo neanche il tempo di mangiare. Vedendoci un po', forse non tanto, gli alimenti che nutrono il corpo, però di mangiare ad esempio la parola di Dio, di respirare il suo spirito. Tante volte non abbiamo neanche il tempo per gustare quello che Dio ci sta dando, per riconoscere che è dono, che è opera sua, quello che ci sta accadendo. E allora siamo già morti, perché uno che non mangia sta cominciando a morire, anche se non se ne rende conto, anche se può durare per un po'. Il riposo, Gesù dice ai discepoli di riposare un po'. Noi tutti stiamo per concederci, chi un giorno, chi 10 giorni, più fortunati ancora di più, qualche momento per riposare. Penso che questo Vangelo ci dà l'occasione di chiederci di quale riposo abbiamo veramente bisogno. Tante volte il nostro riposo va in 2 direzioni. O è quello del divertimento, riempire le giornate di qualcosa da fare, andiamo a destra, a sinistra, poi facciamo questo giro, poi incastriamo un viaggio da quest'altra parte, prendiamo un elicottero, scendiamo, saltiamo su un treno, no? In modo che in 4 giorni abbiamo fatto il giro del mondo. Quante volte abbiamo immaginato che il riposo fosse fare incetta di cose belle, una scorpacciata di ciliegie. E alla fine siamo più stanchi di quando abbiamo iniziato la vacanza. Non era riposo. Non era il riposo di cui avevamo bisogno. Oppure c'è l'altro grande mito, mi sembra, del riposo. Mi spengo la sveglia, mi sveglio quando mi sveglio, saluto qualcuno se ho voglia di salutarlo, mangio se ho voglia di mangiare, insomma, una sorta di 3 giorni di vita eremitico cavernicola, in cui sono autorizzato a scendere dal mio livello di umanità, e un po' come quando il computer mette lo screensaver, no? Che si sospendono le funzioni vitali. Il primo giorno va bene, il secondo giorno ti viene già da chiederti cosa stai diventando, e il terzo giorno la smetti. Perché non è nemmeno quello il riposo di cui abbiamo bisogno. Esagerare, no? Da momenti in cui sembra che stiamo dominando il mondo a momenti in cui siamo come dei cadaveri. Qual è il riposo di cui parla il Vangelo? Lo possiamo solo desumere perché Gesù non lo dice. Però il Vangelo racconta questo, che Gesù propone ai discepoli di riposarsi un poco. Però succede un guaio, un imprevisto, che la gente si accorge dove hanno deciso di andare a spendere questi giorni di ritiro, e Gesù, quando vede arrivare la folla, li vide e ne ebbe compassione, perché erano come pecore senza riposo, erano come pecore senza pastore. Ecco, sembra che Gesù, che propone ai discepoli di riposarsi, sappia bene che il vero riposo
non è separarci dagli altri, ma è continuare a vedere gli altri e ad averne compassione. Noi perché siamo stanchi? Perché viviamo mediamente dei ritmi di vita e dei percorsi di vita dove non riusciamo più né ad avere compassione né tante volte a vedere l'altro. E allora perché siamo stanchi? Perché siamo soli, perché siamo isolati, perché non stiamo amando, perché non siamo in relazione con l'altro. Questo ci sfinisce, perché dobbiamo fare tutto il giorno, no, questa sceneggiata di sorridere, di dire che va tutto bene, di dire che non c'è problema, tutto ok, mentre in fondo al nostro cuore c'è un vuoto, c'è un baratro. Penso che il Vangelo ci faccia capire che il vero riposo è tutto ciò che ci permette di rimanere nella compassione, rimanere umani, non decadere da questo statuto che è la nostra somiglianza con Dio. Quello che ci fa riposare è tutto ciò che ci serve per continuare a vedere l'altro e sentire che la vita dell'altro mi appartiene. Questa immagine dell'essere pecore senza pastore non riguarda soltanto noi preti o le maestre d'asilo o le professoresse. Tutti siamo chiamati a diventare pastori, perché pastore vuol dire padre, madre, vuol dire avere a cuore la vita dell'altro. E quando io guardo qualcuno e penso che la sua vita non mi riguarda, io sono morto e sono stanco, perché sto uscendo dalla vita. Vuol dire che da tempo non riesco più a giocare alla vita, che ha il suo centro nell'amore e nella relazione con l'altro. Io probabilmente, un bel po' di anni fa, quando camminando per le strade di Milano, un giorno ho cominciato a chiedermi: ma dove stiamo correndo tutti quanti? Ma dove andiamo? Io ho avuto per la prima volta la percezione che eravamo come pecore senza pastore. E forse lì ha cominciato ad affiorare in me l'idea che forse potevo prendermi la responsabilità di qualcosa, di qualcuno, e che questo mi avrebbe fatto riposare. Non correre, rincorrere l'ennesima fuga o evasione dalla realtà. Quello l'ho provato, non mi faceva riposare in nessun modo. Provate a pensare, quanti siamo questa sera? 200? 300? Siamo ottimisti. Provate a pensare se questa sera, dopo aver ascoltato questo Vangelo, aver fatto la comunione, domattina, le persone che noi guarderemo saranno oggetto della nostra compassione. Cioè qualcuno si sentirà raggiunto dal nostro volergli bene, dalla sensazione che ci sta a cuore la sua vita. Siamo in 300, 300 persone si sentiranno bene. E probabilmente faranno altrettanto con altre 300 persone. Quanto ci metteremo a evangelizzare Milano? Una settimana? Un mese? Capite che è tutto qui, quello che Dio ci chiede di vivere. Allora il riposo di cui forse abbiamo bisogno e che desideriamo non è staccare la spina, come tante volte diciamo, ma fare qualcosa che ci aiuti a riattaccare la spina. Quindi vivere qualche esperienza che ci impedisca di continuare a fuggire da noi stessi e dagli altri. Dovremmo forse pensarci per le vacanze o il tempo di riposo che abbiamo immaginato. Siamo ancora in tempo a usare i giorni che avremo a disposizione per rientrare nella nostra realtà, anziché fuggirne. Sapendo che, come ci ha ricordato Paolo, il Signore è la nostra pace. Ed è la pace di tutti. Allora proviamo a immaginare, ecco, che nei giorni di riposo forse dedicare un po' del nostro tempo a riprenderci questa pace, per poi vivere in pace tutto l'anno che ci aspetta. Forse potrebbe essere il regalo più grande che facciamo a noi e alle persone che incontreremo.